Questo è Paolo. Stanco dopo il lavoro, non pensa ad altro che una bella birra fresca e la sua squadra del cuore. Questa è Sara, sua moglie, che ha tutti altri programmi. Paolo le ha promesso di pitturare una stanza ed è una settimana che rinvia. E ora Paolo cosa fa? Farà tutto da solo o proverà con Sfinz? Vediamo un po'. Un pennello, vernice, scala. Dai, provaci. Attento però, Paolo, eh. No, che disastro. Ecco che torna Sara. L'abbiamo fatta proprio arrabbiare questa volta, eh. Riproviamo con Sfinz? Paolo si collega www.sfinz.com. Basta inserire semplicemente la sua richiesta, qualcuno che gli pitturi la stanza. A quel punto Paolo torna sul suo divano e aspetta le offerte che arrivano da soli. Sceglie quella che preferisce e poco dopo arriva Marcello, pronto a fare il lavoro, mentre Paolo si rilassa sul divano. Ben fatto, bel lavoro. Paolo ringrazia Marcello, lo saluta, torna su Sfinz, mette il feedback e chiude l'attività. Quando Sara torna a casa non crede ai suoi occhi, è tutto perfetto e nessun disastro. Certo, così la serata prende tutta un'altra piega. Need it.